Buongiorno e benvenuti all'analisi ciclica evoluta su due mercati, sul DAX e sul FTSE MIB. Come di consueto, attendo l'apertura per avere conferme sui future che erano prima leggermente positivi ieri sera, attorno a più 40-50 punti. Questa mattina invece ribassisti con appunto meno 80 per la Germania e meno 145 per il FTSE MIB. Stavo aspettando appunto l'apertura, ma mi sa che un attimino ci vuole ancora. Nel frattempo, rifacciamo il punto della situazione. Qui ho variato la partenza dell'ottavo T-3, perché mi tornava giusta qua. Sapete che dopo ogni giornata un analista si mette a riguardare le sue centrature e va a vedere se effettivamente le ritiene più o meno corrette. E in questo caso la ritengo più corretta in questo modo, ok? Anche se ci sta la precedente e poteva essere interessante, visto il movimento che c'è stato, preferisco dare un settimo T-3 a 33 barre. Successivamente si va a rivedere anche l'inverso e in questo caso potrebbe aver chiuso su questo massimo oppure qui, più facile in realtà qui. E vedremo un attimo anche perché. Oggi la cosa importante sarà andare a bucare questa media mobile a 50 periodi, questa qua in rosso. Se non riusciremo a bucarla, faremo poca strada a ribasso. Eccola qua l'apertura. Abbiamo già aperto persino sotto. Perfetto. In questo caso, andando a bucarla, possiamo provare ad avere come primo target quello a 12.508, per cui tutto quello che avevo detto venerdì finalmente può finalmente andare a realizzarsi. Quando appunto avremo smesso sostanzialmente di salire e di andare a chiudere l'inverso soprattutto. Ecco perché ho segnalato qui T-3 inverso. La cosa è molto semplice, ma preferisco per sicurezza appunto sottolinearla. Fate sempre attenzione all'apertura perché nella prima retta ci sono finte contro finte molto molto spesso, per cui bisogna essere estremamente in gamba per tradare la prima ora, oppure semplicemente essere già in posizione dal giorno precedente. Nel nostro caso, appunto, quello eravamo short e quindi siamo ben tutelati appunto con un'apertura sotto persino il minimo che c'è stato appunto nella giornata precedente. Detto questo, appunto, dato che abbiamo 1, 2, 3, 4 candele e poi già una violazione dell'ottavo T-3 che diventa comunque ribassista a tutti gli effetti, ok? Difficile che ci sia stato un movimento ancora appartenente al settimo T-3, però bisogna metterlo in conto, d'accordo? Vediamo innanzitutto se riusciremo ad andare appunto sotto e andarci a riprendere orientativamente i 12.508. Successivamente faremo tutti i ragionamenti del caso perché avremo già più di un T-3 inverso rialzista. Questo, ok? Peraltro partito con un raccordo inverso a questo punto, probabilmente, ma lo vedremo tra poco se continueremo appunto a scendere. E poi ragioneremo di nuovo sui target di discesa che erano quelli dati comunque sempre nell'analisi settimanale che per ora rimane ancora valida e che ha avuto soltanto ieri un intoppo, ok? Il discorso per chi non conosce la ciclica è che dato che i cicli hanno durate minime, medie e massime, si può provare ad interpretare appunto i grafici e l'interpretazione data era corretta, ma poi se arrivano gli HFT bisogna posticipare tutto, di un giorno, di 2 giorni o altro. Per cui bisogna avere anche la capacità di gestire per bene il money management, altrimenti si viene spazzati via. Per cui bisogna sempre operare come diceva Gunn. E Gunn è all'interno dell'analisi ciclica evoluta, non della ciclica di base invece. Per cui anche quello dà un vantaggio forte rispetto alla vecchia ciclica di Hurst, del Migliorino e di Sartorelli. Il fatto è che tutto viene inglobato all'interno. Altre cose particolari da dirsi su DAX non abbiamo, vi faccio soltanto notare anche che
già c'era questa divergenza ribassista, ve l'avevo già fatto vedere nel weekend, e che può essere, come detto, posticipata purtroppo di 1 o 2 giorni. In questo caso, come vedete, la durata massima anche di un T inverso è di 11 giorni, quindi uno può purtroppo andare a vedere ancora per oggi e per domani, teoricamente salite. Diventa però un pochino spinto come T più 1 che va oltre i 21 giorni, quindi oggi è l'ultimo giorno in cui eventualmente si potrebbero aggiornare i massimi, eventualmente. E lo dico appunto per chi non è molto avvezzo alla ciclica. A volte vedo delle critiche che fanno abbastanza sorridere, ma per carità. Stessa cosa per quanto riguarda invece il nostro Fuzzy Mib. Sul Fuzzy Mib, stessa identica cosa, la situazione è molto simile, i cicli sono probabilmente appunto partiti nello stesso modo e anche qui potrebbe esserci un raccordo inverso. Anche qui il target da raggiungere, nel caso appunto si prosegua la discesa per far partire finalmente un altro T più 1 inverso, un altro bisettimanale inverso, e iniziale a 19.665. I target rimangono sempre quelli dati nell'analisi weekly. E anche qui vi faccio notare, sempre sulla daily, che siamo arrivati di nuovo a 9 giorni. Adesso, se non si andrà oggi in violazione di questo massimo, cosa molto probabile, inizierà finalmente la partenza per un secondo T più 1 inverso e questo darà spinta per almeno 3-4 giorni a ribasso, compreso il primo e oggi. Ok? Per cui abbiamo dovuto aspettare un giorno in più che arrivasse la discesa, ma lo mettiamo in conto, ok? L'analisi del weekend è come se valida, è validissima, con gli stessi identici target peraltro, per cui siamo a posto così. Come al solito, prima di criticare, provate a fare, soprattutto provate a fare meglio. Nel caso non ci riusciste, magari è meglio con umiltà stare in silenzio. Altra cosa invece per chi non ha voglia di fare carta da parati e vuole imparare, come al solito sapete che sono disponibile a rilasciare le dispense base che superano anche soltanto il primo libro e mezzo del Migliorino e che danno un'idea di come si possono muovere appunto i cicli. Da quegli appunti si può partire per poi proseguire con lo studio dell'analisi ciclica evoluta. E perché l'evoluta, come vi dicevo, appunto, contiene molto di più di quello che è dalla ciclica base. Per il resto, nient'altro in particolare da dire, se non, come vedete, siamo già alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nona candela di T, bisogna iniziare a scendere. E il target l'avevo già dato nel weekend. Ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata.